Una piazza gremita di divise gialle, una location d'eccezione, un solo cuore, quello dei volontari di protezione civile della Regione Marche. Si tratta dell'evento svoltosi sabato a Loreto, città che ha ospitato la giornata del ringraziamento ai volontari di protezione civile marchigiana, che hanno dimostrato di essere, durante la pandemia e nelle recenti alluvioni, uno strumento fondamentale per proteggere la popolazione. Organizzato dal Dipartimento regionale, i partecipanti si sono ritrovati sin dalla mattina in piazza per partecipare alla Santa Messa officiata dall'Arcivescovo di Loreto Fabio Dalcin e dalla successiva benedizione accompagnata dal passaggio della squadra aerea della protezione civile. Talmente importante il fatto di ritrovarsi in questi momenti per fare squadra, per far capire anche alla popolazione di che cosa si tratta, cos'è la protezione civile e quanti siamo. Qui c'è una piccola rappresentanza di quello che è la forza di protezione civile regionale, che conta di oltre 12.000 volontari. E tanto è importante ritrovarsi in queste occasioni che stiamo addirittura pensando di istituzionalizzare questo evento ogni anno il 23 di settembre, che è San Pio protettore della protezione civile, proprio con una nuova legge regionale che stiamo redigendo. A seguire il corteo si è spostato al Pala Congressi, dove dopo la visione di un filmato sono stati accolti sul palco i rappresentanti provinciali delle organizzazioni di volontariato che hanno ricevuto gli attestati di ringraziamento. Presente all'appuntamento le massime autorità locali e regionali, tra cui l'assessore alla protezione civile Stefano Aguzzi. Io ho a che fare con le persone del volontariato della protezione civile, ho avuto a che farci per tantissimi anni, da sindaco ma anche personalmente. Io ho indossato anche la divisa per un breve periodo della mia vita, ho fatto il militare nei carabinieri tantissimi anni fa e quindi sono stato e sono tuttora a contatto, oggi ho anche delle responsabilità dirette come assessore alla protezione civile, quindi a contatto con queste persone. Operare in tutti i settori, in ogni lavoro è sempre difficile ed è egualmente onorevole. Farlo con una divisa addosso è ancora più delicato, perché quando hai una divisa addosso sei riconoscibile, non puoi girarti dall'altra parte in qualsiasi occasione, e quando si ha una divisa addosso spesso si fanno lavori anche rischiosi al servizio degli altri. È ancora più onorevole fare un'opera con una divisa addosso, ma come volontario, in maniera gratuita, porsi al servizio degli altri. Questo fa ancora più onore a tutti quanti i volontari della protezione civile, a tutti quanti i volontari anche di altre associazioni, sotto la pioggia, quando c'è la neve, quando ci sono elementi calamitosi anche di gravità come terremoti o alluvioni. Io ho sempre visto queste persone sporche di fango, bagnate, sudate, sotto il sole, al vento, sotto la pioggia, sempre al servizio degli altri. Questo è un plauso che gli voglio fare, un grande grazie che gli voglio fare, l'ho fatto da questa splendida piazza, credo che rimarrà nel mio cuore per molto tempo. Un esercito di uomini e donne dotati di passione e spirito solidale, con una forza inesauribile, in grado di attivarsi in tempi brevissimi in caso di bisogno, ma anche quotidianamente impegnati sul territorio in attività di previsione e prevenzione dei rischi. Oggi per noi, per tutto il mondo del volontariato della Regione Marche, è un giorno particolare, un giorno di riconoscimento per il lavoro fatto durante la pandemia, e questa è una giornata dedicata con tutte le istituzioni al mondo del volontariato, importantissima per noi. Importanti sono anche i giovani, quindi cosa si può dire ai giovani che si affacciano a questo mondo? Beh, i giovani qui sono tanti e diciamo che il volontariato aiuta nella vita, non per gli altri ma anche per se stesso, quindi fare volontariato in protezione civile è un bene comune, un bene per tutti e aiuta tutti.